Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti raggiocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi, dopo un pochettino di fortuna direi, sono riuscita a sconfiggere il boss che ci siamo ritrovati davanti, che era anche alquanto raccapricciante oserei dire, e quindi ci siamo lasciati che avevamo appena iniziato il capitolo 7 e adesso le cose potrebbero iniziare a farsi veramente interessanti perché siamo appena entrati all'interno del castello. Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati esattamente qui a livello di munizioni e tutta la roba che ci potrebbe essere utile. Attualmente non sono messa granché bene, ma adesso vediamo un attimino come si mette la situazione. Quindi la pistola perfetta, ci sono così tante pistole disponibili che scegliere quella giusta può essere difficile. Fortunatamente per te abbiamo compilato una lista delle caratteristiche speciali per 4 delle nostre opzioni stellari. Ok, quindi praticamente qui ragazzi fa una piccola descrizione di tutte le pistole che sono ovviamente in vendita. Io la volta scorsa avevo appunto acquistato la Red 9 come mi era stato consigliato da qualcuno di voi, ma come possiamo vedere attualmente ragazzi non c'ho manco un colpo per la Red 9, quindi direi di fare un attimo di rifornimento. Benvenuto. Da lui. Allora ragazzi, mi sa che è arrivato il momento di fare un piccolo upgrade, quindi di vendere il nostro fucile a pompa e comprare un nuovo fucile antisommossa. Se non sbaglio qualcuno di voi me l'aveva anche consigliato. Ridurrà in polvere. Ha migliore potenza, una maggiore capacità e quindi insomma di regola dovrebbe essere stato un buon acquisto, speriamo bene. Allora abbiamo ragazzi l'occhio finto di Mendes, tra l'altro da vendere, e anche un paio di lacrime viola, per cui direi di fare questo affare. Visto che ci siamo ragazzi direi di aumentare la velocità di ricarica del nuovo fucile antisommossa che ho comprato, perché era l'unica cosa che era un pochettino minore rispetto a quello che avevamo, quindi potrebbe essere un po' lenta. Allora ragazzi direi di non perdere più tempo e di andare finalmente dove dobbiamo andare, perché effettivamente è arrivato il momento di proseguire. Dovrei fare effettivamente di qua, scusate. Ah ok, posso guardare, attenzione. Allora zoomiamo un pochettino. Il cortile è dietro quella porta. Che culo, eh. Dubito ci accoglieranno con un tappeto rosso. Ne dubito fortissimo anche io, Leon. Cioè, non avrei molti dubbi al riguardo, effettivamente. Balestre, eh? Non sembrano essere molto socievoli. Quindi ci romperanno tantissimo i maroni da... anche da... dalla distanza. E qui cosa abbiamo? È quella... di certo non è solo che è una cacchiole catapulta. È una catapulta, ma veramente davvero splendido. Le cose si mettono sempre meglio. Splendido! Andiamo Ashley, seguimi. Andiamo incontro alla morte. Guarda, incontro alla tua morte di sicuro, quindi non mi rompere i maroni. Stai attenta. Oh, cacchio. Che stanno? Zitta! Abbassa la voce. No, non hai capito che la situazione è precaria, vero? Mette, prende, alza la voce, Cristo santissimo. Va bene. Allora, i rumori non sono dei più amichevoli, se proprio la devo dire tutta. Oddio, che cacchio è. Ah, se si uccide da solo, volevo dire, per me va benissimo. Fantastico. Davvero splendido. Ok, allora l'accecante è bastata. Culo che ne avevo una, però non ne ho più. Ecco, questa era la bella notizia ragazzi, che non ne ho più. Allora, qua niente da analizzare. Assolutamente. Perfetto, meno male, dateci un po' di munizioni, qualcosa di utile, perché per carità di Dio, cioè, stiamo andando incontro a periodi difficili e tra l'altro sto notando adesso che la mia salute è un po' precaria, per cui mi toccherà usarla, ragazzi, così, così com'è, veramente una merda, mi rendo perfettamente conto, ma non ho molta altra scelta, per cui procedemus.
Vediamo un pochettino cosa ci aspetterà dall'altra parte. Perfetto, altre munizioni pistola. Questo rumore non mi è piaciuto. Oddio, cioè non mi piace. Ah, era semplicemente che il rumore del barile. Però non mi piace niente di quello che si sente, guarda, qua intorno. Muerte. Ah. Muerte a vosotros? Sì, claro. Sempre se ci riesco, perché se ci mettono pure i barili che non servono un cazzo. Ok, corri Leon. Cioè Leon, ragazzi, va con una calma che è, direi, quasi Via dalle palle. imbarazzante, se me lo concedete. Cioè, c'ha Ahí questa corsetta. están. Ah, pure loro hanno una lentezza quasi imbarazzante adesso. Ahí están. Gli ha preso la sindrome del bradipo. Oddio. Allora, vediamo un attimino se possiamo utilizzare in qualche momento, ragazzi, le nostre frecce. Eccolo là, perfetto. Ok, questa cosa è meravigliosa, veramente meravigliosa. Quindi Ashley, oddio, stai a... Eccola, se rimanco pure è fantastico, ragazzi. Cioè, a mezzo metro di distanza, ecco. Ma loro non saltano in aria? Sì, anche loro saltano in aria. L'importante è che però muoiate, cazzo. Ecco, già ne ho sprecate due, ragazzi. Perfetto, oddio. Niente, allora, ho già sprecato due frecce della ceppa. Ne recuperiamo ovviamente soltanto una. Doveva andare così, evidentemente. Allora, Ashley, stai un attimo al riparo, tesoro. Mi sa che non hai capito che mi devi stare incollata alle chiappe, Questa sì che è vero? una grande accoglienza. Beh, grande in tutti i sensi, direi. Oddio, no, 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 no. Io ho il terrore, ragazzi, che questi si trasformino in schifi quando ce li ho tipo. Ah, mo ci vuole. Da dove cazzo è uscito lui? Scusate. No, questa me la dovrebbe spiegare, signore. Signore, su, muoia, grazie anche a lei. Allora, abbiamo due piantine verdi, per fortuna. Combiniamole, usiamole, perché purtroppo la salute è nelle condizioni che vediamo. Niente, dobbiamo continuare ad andare avanti, Ashley. Non abbiamo tant'altra scelta. Ma, oddio, allora, Leon continua a fare il gentile perché sì, perché deve farlo, il suo lavoro, è venuto fin qui per salvarti le chiappone, ma... Aspettate, allora, prima di aprire là però, io volevo un attimino vedere com'è la situazione da queste parti, perché magari potrebbe esserci qualcosa di utile, esatto, tipo risorse, tipo... Oh, salve, signore. Salve. Sì, come dice lei, come dice lei. Se morisse anche lei sarebbe molto meglio. Ashley, sei una rincoglionita, sei. Ma proprio una... Oddio, ecco fatto. Quello che non volevo. Quello che non volevo. Oddio, oddio, oddio. Che schifo. Madonna, regà. No, vabbè, no, 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 no. Ecco, allora. Ferita. Ashley incapacitata, Leon, non ferita. Usiamo i termini giusti, per favore. E quindi, sempre se riusciamo a procedere senza che ci vadano a fuoco le unghie dei piedi. E andiamo di qua. Ashley, che fai? Te sto a sparare, mi ignori così malamente, capone di merda. Ma tu guarda un po', va da lei lui. Lei è così tanto speciale, vero? E certo, io sono la merda di turno, ancora a chiedere se sta bene. Ma hai rotto i coglioni, Leon, lascia che te lo dica. Ma hai rotto veramente i coglioni. Ah, in queste zone ci stanno pure gli emblemucci, davvero? Ah, perché è vero. Fra gli oggetti in vendita dal mercante c'era anche, mi sa, la mappa del tesoro del castello. Ovviamente non l'ho ancora comprata, quindi andrà veramente benissimo, ragazzi, di sicuro. Ashley, puta madre che te parió! Ma è rimasta di sopra. No, ragazzi, io non ci voglio Potrebbe andare. credere. Ma cosa dovrebbe andare? Ah, il cannone per noi, certo. Ma quella rimbambita di... Ah, sì, per far saltare in aria la porta. Quindi comunque a prescindere ci serviva, ragazzi. Ashley, adesso guarda. Cioè, te la sei proprio cercata, via mia. Lasciate... Oddio! Ah, allora sei capace di riprenderti, brutta stronzetta che non sei altro, senza che io venga a fasciarti le chiappe. Ok. Queste erano buone notizie di regola. Tipo... Le buone notizie che adesso abbiamo un cannone per farli saltare in aria, vero?
Allora, ecco, andiamo Ashley, forza, 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 si muova, si muova, si muova, si muova, si muova, si muova, si muova. Altro emblema, Ashley, la puta madre. Cioè, allora, io continuerò a... Vedi, nelle fiamme lei, nelle fiamme. Perché? Perché non si muove. Guarda che se adesso saltiamo in aria di nuovo, ti ammazzo io con le mie stesse mani. Quindi muoviti, cazzo, muoviti. Ok, bracciale elegante. Questo si può combinare con le altre pietre preziose, raga. Preziose, se mai. Ok, allora, andiamo di qua. Dovrei ridere? Perché ho appena aperto la porta e già mi è sparata in colpo in faccia. Adesso muore lei. Ok, perfetto, andiamo. Andiamo, Ashley. Muoviti, muoviti, muoviti. E muoviti, muoviti, muoviti. Eccola là di nuovo. Non toccarla. E dai. Mannaggia la miseria, faccio prima a fare così. Oddio, no, sta arrivando un altro. Ne sta arrivando un altro. No, 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 raga. Mannaggia la miseria. Oh, è sempre tutta colpa sua, eh. E che cazzo. Te sta di muoviti. Sono morta. Chissà per quale stracazzo di motivo, Ashley? Chissà per quale stracazzo di motivo. Mannaggia te, alla puta madre che te parió. Mi ha fatto ripartire da qui. Dio santo, Dio santo, Dio santo. Mo me devo rifare tutto. No vabbè raga, io non ci posso credere, veramente, eh. Io non ci posso credere, cioè sto per morire di nuovo. Prima era andato tutto abbastanza liscio, se la posso dire. E dai, è un'altra stracazzo rivolta. Madonna santa. Di nulla. Sì, se ti muovi. Leon. Fatemi sorridere, ragazzi. Fatemi sorridere che è meglio, perché sennò dovrei bestemmiare tipo fortissimo, ragazzi. L'ho ammazzata. Vi assicuro che non è stato intenzionale. Anche se sì, se mi sarebbe molto piaciuto. Sì, lo devo ammettere. Cioè la prima volta era andato tutto così perfettamente bene. Attualmente non mi posso curare in alcun modo, ragazzi. Quindi è molto probabile che a breve salterò in aria. Vediamo se questa volta riesco. Piantina verde. Ce la dobbiamo far andare bene. Porco due, mi sono curata adesso. Un attimo di calma, Dio sano, forza. Ok, adesso la vita è quasi in full. Cerchiamo di arrivare sani e salvi. Oh, ma perché ogni volta che lo dico esplodo? Perché? No, vabbè ragazzi, comunque è veramente assurdo. Va bene, è veramente assurdo. Perché ogni stracazzo di volta che... Ecco qua, pure, 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 pure. Oh, merda. No, vabbè ragazzi, io non sono disposta a rifarmi tutto, cazzo. Andiamo. Ashley. Veramente senza parole, ragazzi. Lasciatemelo dire, mi ero appena curata. È veramente una situazione, direi, pressoché assurda, va bene? Pressoché assurda, direi. Quindi cazzarola, minchia, ve faccio salta in aria. Dio santissimo. Ah, bello, bello, bello. Posso continuare a saltare in aria anche adesso. Davvero meraviglioso, guarda. Ovviamente intanto deve ricaricare. E quindi io sto comunque per morire, a prescindere. Quindi Ashley, che ovviamente non è capace di badare a se stessa. E la situazione è comunque una merda. Ragazzi, lasciatemelo dire. E davvero una merda. Davvero una merda. Sì. Fantastico! Adesso mi devo rifare tutto, vero? Mi devo rifare tutto e vai! Ok ragazzi, è arrivato di nuovo il momento della verità. Riuscirò finalmente a far saltare in aria questi rompicoglioni? Ok, forza e coraggio, ce la possiamo fare, a farli saltare tutti quanti in aria. Dio santissimo. C'è qualcun altro? Allora, in fondo c'è un emblema, lo vedo. Eccola là. L'emblema posso farlo saltare da qui? Certo.
E anche voi vi posso far saltare da qui? Oh, ovviamente sì. Venite avanti se avete il coraggio. Forza, vi faccio saltare in coppia. Cappelli, dai, che pensate davvero che stia qua ad aspettare che arriviate? Finalmente, ragazzi, dopo 30.000 anni posso dire di avercela fatta. Ok, allora, dovremmo esserci, quindi finalmente facciamo saltare in aria sto cazzo di portone. Oh, okay. È andata bene. È andata. La prossima volta avvertimi. Di cosa, Ashley? Di cosa stracazzo ti dovrei avvertire? Non vedi che sto manovrando un cavolo di cannone? Di cosa ti dovrei avvertire, Dio santissimo, che devo far saltare in aria un cavolo di portone? Questa ragazza, ragazzi, mi dà sui nervi. Avrei dovuto comprare la mappa dei tesori, ovviamente, però ormai è troppo tardi. Chissà se più avanti avremo a disposizione, appunto, il carissimo Eustachio. Quindi finalmente possiamo procedere. Vediamo un pochettino cosa abbiamo qui di bello. Un altro compito. Quei pazzi fanatici hanno appeso i medaglioni blu dappertutto nel castello. Sono veramente brutti da vedere. Qualcuno li tolga di mezzo. Quindi aria portone del castello, ragazzi. E sono a 4 di 6. Quindi me ne mancano 2. Portone del castello, quindi sarà ovviamente prima di entrare. Oh, toh, ma tu guarda un po', ragazzi, tornando così tanto indietro, guardate un po' cosa ho notato lì appeso ad un albero. Era difficile, direi, da notare, lì in mezzo al fogliame. Un bel posticino dove metterlo, e adesso me ne manca uno. Sicuramente in un altro posto in cui era difficile da notare. One eternity later. Sì, vi giuro che ho guardato davvero dappertutto, non sono riuscita a notare la posizione dell'ultimo medaglione. Quindi la mia mania di completismo, se vogliamo chiamarla così, va a farsi benedire. Perché purtroppo non ho tanto tempo da perdere appresso a queste cose qua, ragazzi, per quanto mi piacerebbe. Quindi, carissimo Eusti, ti ritroviamo. Wow, che posto incredibile. Certo, è vecchio, ma... Ma? Non ti hanno insegnato a concludere le frasi? Certo è vecchio, ma cosa? Va bene, carissimo Eusti. Allora, fermi un attimo. Ragazzi, io c'ho ancora, tra l'altro, l'uovo dorato adesso che ci sto facendo caso. Non gliel'ho ancora venduto. E le vipere pure, vedete, ragazzi? Non gliele ho vendute, le usate! Le usate, vabbè, se dovessi trovarne altre in giro. Allora, questo qua, ragazzi, si può combinare con la bellezza di 2 gemme blu. Perfetto, ce ne manca ancora una rettangolare per finire il calice, ragazzi. Però, intanto, direi che possiamo vendergli questo. Quindi un'altra lacrima viola e il bracciale elegante. Direi che te li puoi tenere, carissimo. Allora, ragazzi, la mappa dei tesori del castello io direi di prenderla assolutamente. Quindi la prendiamo. Vendiamogli l'uovo di gallina dorato, ragazzi, visto che ci siamo. Tac. Non so se poi, ragazzi, mi vorrete consigliare di comprare qualche altra arma e venderne qualcuna di quelle che ho, ovviamente, per poter fare una qualche sorta di upgrade. Quindi compriamo uno spray medico, visto che ci siamo. Aumentiamo la capacità, ragazzi, della pistola. E per ora, ecco qua, perfetto, grazie. A caccia di uova fatto. Quindi per ora direi che può andare bene così, da Eustachio. Salviamo. Ah, eccolo qua lo stemma, ragazzi. Il medaglione blu. Beh, visto che ci siamo, non siamo ancora andati avanti in cazzine né niente. Torniamo un attimo a prenderlo. È l'unico che mi sono persa. Vediamo un attimino dov'era. Eccolo, ragazzi, eccolo, perché non l'avevo visto. Prima di qua sono andata di frettissima e quindi è andata così. Perfetto, ragazzi. Altra sfida completata. Dai, almeno di questo mi posso ritenere soddisfatta, ragazzi. Quindi torniamo da Eusti, ovviamente, a incassare la ricompensa per aver completato la nostra sfida. Eccolo qua. Sempre. Grazie, grande. Allora, noi, ragazzi, manca una gemma rettangolare. Che dite? Per quattro spinelli glielo prendiamo? Vabbè, per ora lasciamo così. Ovviamente ho risalvato la partita, quindi vediamo un attimino. Ah, mappe! E qua ce ne stanno di tesori, eh?
Quindi vediamo di guardarci intorno, ragazzi. Raccogliamo assolutamente tutto quello che possiamo raccogliere, perché prevedo tempi duri. Per ora non posso craftare una ceppa. Ecco. Un caloroso benvenuto nel mio castello. È un piacere fare finalmente la sua conoscenza, signor Kennedy. Chi diavolo sei tu? Io? La prego, mi chiami Ramon. E mi permetta di arrivare dritto al punto. Vorrei che consegnasse a me quella fanciulla. Adesso. Se fosse per me, gliela darei subito. Ramon. Lei sta bene dove sta. Con me. Signor Kennedy. Signor Kennedy. Che cavaliere. Tuttavia, vede, la ragazza ci è necessaria. Usando lei come fonte primaria, gli Stati Uniti e poi il mondo intero strariperà della sua grazia. Questa è la volontà del mio padrone, l'onnipotente Lord Sadler. Allora obbedirà agli ordini, vero? Mai! Beh, l'hai sentita. Ma che disdetta. Accertatevi che l'ospite si senta a casa, ora che ha scelto di morire. È carino il cambio look che gli hanno fatto comunque. Ecco fatto, ecco fatto. Stammi vicina. Ah, fantastico, adesso si balla, ragazzi, adesso si balla. Ecco fatto, allora almeno di questi con lo scudo ci dobbiamo liberare, così. Non ti avvicinare a lei, pezzo di merda, fantastico. Allora, se non imparo a schivare, ragazzi, può essere un gran guaio, quindi credete, fai il favore. Oddio, mi si è rotto, fantastico. Mentre lo picchiavo si è rotto. Ah, questi ci hanno. E sparapada punzi pa, parapada punzi, punzi punzi punzi, punzi punzi pa, punzi pa, punzi pa. Non gli faccio un ca. Bello. Sei bellissimo, bellissimo. Quanto cazzo è resistente sto stronzo. Muori, 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 muori. Io sto per morire, io sto per morire. Ta ta ta. Belli tentacolini. Situazione spinosa attualmente superata. Userò ovviamente la miscela. Mamma mia. Comincerò a dirlo più spesso. Mamma mia. La Super Mario. Dio santo, che sudata ogni santa volta. Ecco. Qua ci serve una roba che ovviamente non abbiamo. Come sempre, per risolvere queste piccole cose non ci abbiamo un ca. E quindi allora, di là comunque sì, ci dovrebbe essere un altro tesoro. Vediamo un attimino se è accessibile in qualche modo, anche se ho i miei grossissimi dubbi, ovviamente. È chiuso dall'interno, niente. Quindi ci si dovrà calare in qualche modo o aprirla in qualche altro modo. E quindi, vasetto... Questo io direi di aprirlo, ragazzi, visto che ci stiamo tanto a ste chiavi, non è che mi servono ad altro. Barra d'oro, questo ci farà fruttare bei soldini da Eusti. Eusti sarà particolarmente entusiasta. Pure questa è chiusa. Allora, problemi. Problemi a go-go, direi. Un altro tesoro dietro queste sbarre, ci si arriva da sotto. Infatti la barra d'oro può essere soltanto venduta, ragazzi. A questo punto mi chiedo se potrò vendermi questi pezzi esagonali, perché mi sa che in base a quello che mi avete detto, ragazzi, capisco che erano da usare comunque tipo nella zona del lago, quindi comunque ormai forse è troppo tardi per poterli usare. Va bene, ragazzi, va bene. Direi che dopo aver esplorato tutto questo enorme, immenso salone, mi sa che non ci resta che procedere di qua. Tra l'altro no, ah, è chiuso pure qua. Ci sarà un altro accesso al cortile. Cerca un'altra strada. È tutto dannatamente chiuso. Mi piacerebbe tanto che ci fosse un altro accesso al cortile. Ma quale mai sarà? E se Ashley salisse, salisse di qua, ci facesse il favore di aprirci questa bella porta. Almeno questo sei capace di farlo. Ashley, ecco. Ma so, dite, devo pure di come fare?
dai su, muovi le tue chiappette, dai su, non abbiamo tutto il giorno. Wow, che esperienza incredibile, vero? Davvero incredibile, ci è riuscita. Ok ragazzi, di qua c'è il tesoro che era chiuso dalle sbarre, quindi direi di prenderlo. Bottiglia di profumo, chissà se pure questo si potrà combinare o si può solo vendere. Qua non c'è altro da fare, soltanto rompere questo bel vaso. E dobbiamo passare per forza di qua. Mi chiedo quanto mancherà il cortile. Posso spaccare un po' tutto? Certo che posso. Posso aprire qua una bella granatuccia frammentazione. E di qua ci dovrebbe essere anche un tesoro. Dov'è? Ah, eccolo là. meno male ragazzi che ho comprato la mappa del tesoro. Allora, cara Ashley, se vuoi essere così gentile da seguirmi, direi che continuiamo da questa parte. Possiamo procedere di qua, anche se è tutto dannatamente buio qua sotto. Oddio, no, aspetta. No, sto posto... No, non mi ricorda niente di buono. Oddio, no. Oh, oddio, no. Non mi piace questo posto, ragazzi. Mi ricorda qualcosa di brutto, anche se non so di preciso che cosa, purtroppo. Ma, oddio, forse lo so. Non ce la faccio più, ne ho abbastanza. Non posso tollerare anche solo un'altra notte nel castello. Me ne andrò domani, andrò molto lontano, dove quella voce non può giungere alle mie orecchie. Allora, mi ricordavo bene. Mi ricordavo bene. Mi sa che questo è stato l'assistente. Non credo che abbia fatto in tempo a scappare. Mi ricordavo bene, allora. Temo di ricordare qualcosa. Allora, di qua ci serve la chiave per passare... Non mi piace per niente. Ma proprio per niente questo posto. Allora, che cos'era? Ci saranno degli animali chiusi qua giù. Ti sembrava un animale, testa di minchia? Quale cacchio di animale potrebbe fare quel verso? Signore, ha muerto la luz. È morta la luce. Ha la chiave, ma tu guarda un po', è quella che mi serve. Ah! Ovviamente. Ricordavo bene allora. Oh, ma che bellino! Non mi vede. Però ti sente. Direi. Che bellino. Mi ricordavo bene allora. Mi ricordavo proprio bene. Davvero bene. Purtroppo. Allora, la mia memoria è una merda, ragazzi. Ecco qua. No, vabbè. Io me la squaglio, scusate. Anche se purtroppo dovremmo averci a che fare proprio qua. Quindi, caro il mio bisonte, allora lui non mi vede, però mi sente. Lo devo colpire sulla schiena, sulla schiena, sulla schiena, sulla schiena. Perché c'ha lo skiff, c'ha lo skiff, c'ha lo skiff e son bloccata. C'ha lo skiff sulla schiena ed io sono bloccata. Lo skiff sulla schiena e ecco allora. I bastardi hanno messo ovviamente le catene. E le catene possono crearci qualche problemuccio. Per cui vediamo un attimino di... Oddio, spostiamoci subito. Che schifo il coso che tiene. No, vabbè, raga, io. Oddio santo. No, non mi senti. Tu continua a sfogare la tua rabbia su quello che ti circonda, ovviamente. Spostiamoci dal posto dove stiamo appena spariamo, perché non so se ci verrà a cercare proprio lì. Ok. Oddio. Porca miseria! Oh, che bastardo maledetto che sei. Ma te l'avranno detto già tante volte, temo. Che te l'hanno detto tante volte, vero?
sa che mi tocca curarmi, ragazzi. Non vorrei dire, però la situazione potrebbe farsi molto molto pericolosa da un momento all'altro. Allora, io non so quanto questo schifo resisterà. Temo più di quel che penso, perché se erano, se sono resistenti i ragazzi di Omida, 4 soldi, non oso immaginare questo qua. Oh cazzo. Ok. Stai buono a papà. Aspetta, para patta. Stai buona a papà, stai buona a papà, stai buona a papà. Carica. Spero di non metterci una vita. Mamma mia, ragazzi, questo è il Wolverine dei poveri. Io mi chiedo se gli sto facendo qualcosa, perché non vedo sangue uscire, sinceramente. Oddio! Fermo così. No, cazzo. Decise. È morto? Davvero? Davvero? Mi state dando questa meravigliosa notizia? Sì! Proprio questa meravigliosa notizia. Oh. Meno male, posso tirare un sospiro di sollievo, perlomeno per adesso. Che tra l'altro siamo anche... Ah, ragazzi, bene, vedete, ho fatto bene a non scambiare gli spinelli col coso rettangolare, perché alla fine l'ho trovato il coso, poi tra l'altro la pietra rettangolare, la pianta rossa già ce l'avevo, mi serviva quella verde, ma dettagli pure questi. Allora, se vi devo dire sinceramente, in questo esatto momento sto così bene senza Ashley, ma così bene che potrei restare qua sotto per sempre. Va bene, allora... Qualche altro tesoro qua intorno? Sembrerebbe di no, quindi direi di tornare di sopra. Di ricongiungerci, purtroppo, ad Ashley. Passiamo di qua. Ashley? Ah. Sei tu. Tra l'altro è rimasta al buio, la scema. Vuoi davvero che te lo racconti? Niente. Forse è meglio di no. Ma avevi ragione sugli animali. Ah, che spiritoso il caro Leon. Sempre spiritosissimo, davvero spiritosissimo. Ma riusciremo mai ad arrivare a sto benedetto cortile? Che dall'inizio del capitolo 7 che dobbiamo arrivare a sto cortile, non ancora siamo riusciti ad arrivarci. Tutto ok? Tutto bene. Beh, per adesso. Vabbè, muoviti. A me, sinceramente, a me ne frega un cazzo. Come stai? Come non stai? Cos'è sto rumore, tra l'altro vorrei tanto saperlo. Allora, qua cosa abbiamo? Un altro spinello, attenzione signore e signori. Vabbè, di là non possiamo andare comunque, ma... Ah, questo deve essere uno di quei cosi da distruggere. Eccolo, ma tu guarda un po'. Ecco che cos'era sto rumore. Fantastico, di sicuro me ne sarò lasciata indietro altri 20, ma... Sono dettagli, direi che possiamo andare. È permesso? Wow. Tutta questa roba. Sì, vedo. È veramente pazzesco, direi. Apriamo qua. Sempre roba utile, polvere da sparo. Oddio, che c'è? Spada arrugginita. Ma che me ne devo fare a moglie di questi? No, serio. Spada d'oro. Perché li sto raccogliendo? Perché qua mancano, tra l'altro. Ah, no, mancano un cazzo. Sto prendendo le altre. No, ma ci sarà, ragazzi, sicuramente un modo per risolvere questo piccolo enigma. 4 illustrazioni. È chiuso. Grazie. Comunque, di regola, allora mi manca una spada, perché mi sa che ne ho prese 3. Infatti ne ho 3, ragazzi. Cioè, no, quella arrugginita, quella di ferro e quella d'oro. Ma allora ne manca una. Comunque, quindi per ora non penso di poter risolvere questo enigma effettivamente. Però qua cosa abbiamo? Ok, quindi servono... Con questo che succede? Ah, è il simbolo di un cervo questo. Se spari a quei gong li farai suonare. Ok, quindi serve comunque aquila e quella non mi sembra un'aquila. Aquila, cervo e serpente che è là dietro. Ah, eccola l'aquila, ragazzi, è qua sopra. Quindi aquila, cervo e serpente. Ce l'abbiamo. Yeah. Ecco l'ultima spada che ci serve. Top. Spada insanguinata. Cosa ti serve? Allora sì. È solo una replica. Sì, non serve per combattere, serve. Quindi questa deve essere quella insanguinata, ovviamente. E questa sarà quella d'oro. No? No. La spada arrugginita sarà l'ultima allora. Perché questa sembra tipo una tomba, no? Quindi probabilmente è la sua spada che era diventata arrugginita.
Quindi la sua è la spada d'oro. Questa è quella del tizio che l'ha benedetto, quindi la spada di ferro. E l'ultima sarà quella arrugginita. Queste immagini, non ti sembra che raccontino una storia? Beh, sì, è quello che stavo cercando di capire, cara. Ah, no, no, questa è la spada d'oro e questa è quella che gli ha data questo tizio, forse. Probabilmente, vediamo un po', gliel'ha data lui quando lui invece era partito con una spadina del cazzo di ferro. Ok, ok. Era l'ordine giusto. Con un minimo di ragionamento si può fare. Si può fare, perché... Vediamo un pochettino cosa abbiamo qui. Pesetas, pesetas. Poi... Oh, una vipera! Aia! La sfessa risolita. Vieni qua, bastardina, che ti devo vendere. Ok. Quindi almeno una, ragazzi, l'ho recuperata. Munizioni. Io non ho visto se lì, oltre alla spada d'oro, c'era qualche altra roba. Qua c'è un vaso che può essere rotto, ovviamente. Nient'altro, va bene. E qui c'è un tesoro bello nascosto. Un bracciale d'oro. Questo immagino si possa vendere semplicemente così. Camera d'udienza. Ah, questo è il piano di sopra nel grande salone. Esattamente. E ovviamente dobbiamo far risuonare questi gong, ragazzi, per poterci aprire la strada. Aspetta, gli serve un serpente. Questa è la stessa stanza di prima, vero? Sì, cara, esatto. Stiamo girando in tondo. No. Fatti i cazzi tuoi, Ashley. Allora, questa... direi di abbassarla perché comunque ci apre una strada verso il basso. Io potrei saltare di là, effettivamente. Si salta, via. Che stai facendo? Basta che non cada tutto. A provarci anche tu. Esatto, tu stai lì, non stracciare i maroni, Ashley. Allora, di qua si scende per accedere ovviamente al tesoro che è qua sotto. Quindi direi di scendere, ragazzi. Ta 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 ta, clessidra dorata, un altro bel tesoruccio da vendere. Stai scherzando? Ashley, vaffancolor. Ti sembra normale? Ma perché vuole fare, cioè, la predica a me? Bravo, Leon, cioè vuole fare lei la predica a me, ma come minchia ti viene in mente? Eccolo qua l'emblema del serpente, ragazzi. Esatto, quindi ci serve comunque che lei suoni. Non so se potrà suonarlo lei, no, come lo suona? Non credo sia possibile che lei possa suonare quell'emblema lì. Però non posso fare in tempo di certo a saltare da una parte all'altra per suonare pure questo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Proviamo, visto che comunque ci siamo. Ok. Vediamo se faccio in tempo. C'ho i miei grossi dubbietti, vi dico sinceramente, ma... mai dire mai. Ecco fatto. Infatti, tacchete, tacchete. Oddio, Ashley, puoi passare di qua, eh? Devi sempre fare la rompipalle. Perfetto, possiamo andare. Ehi. E qua tutta la bella gente. Oddio. Perché se la devono ridere sempre tanto? Non capisco. I miei saluti, signor Kennedy. No, sinceramente no. Ho preparato qualche divertimento per intrattenerla un po'. E te pareva? Senza ulteriori indugi, che il valoroso cavaliere protegga la principessa. Oh, cazzius. Cos'era quel verso, Ashley? Te vai la scocciata. Te, veramente. Allora, per fortuna, ragazzi, che qua ci hanno messo una bella macchina da scrivere. Alcuni parassiti sono in grado di influenzare il comportamento di chi li ospita. È una teoria basilare della biologia, ma non si sa come i parassiti siano in grado di farlo. Di seguito un elenco di parassiti di questo tipo. Vabbè, ragazzi, direi che non mi soffermo tanto a leggere le caratteristiche dei parassiti. E direi che approfitto, salvo qua la partita. Probabilmente l'hanno fatto apposta perché, se non erro, la situazione che si creerà nella prossima zona potrebbe essere abbastanza spinosa, purtroppo. Quindi direi che per ora, ragazzi, e per oggi ci fermiamo qui. Ovviamente, ragazzi, aspetto come sempre i vostri pareri, suggerimenti, consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!